Cari amici, buongiorno a tutti. È un video che non avrei mai voluto fare agli amici napoletani. Questa maglia azzurra non è quella del Napoli, non sarà quella di Icardi. La pazienza è finita, De Laurentiis ha dato la fumata nera proprio stamattina, oggi, perché al di là di qualsiasi offerta economica alla quale l'Inter aveva pienamente aderito fino a portarsi a 67-68 milioni di euro e fino a portarsi addirittura a 9 milioni di euro di stipendio a questo grande fuoriclasse, purtroppo, nonostante il tavolo apparecchiato e rispondo, voglio dire, a qualcuno che diceva che uno spara notizie, non è così, perché il tavolo era apparecchiato, l'accordo con i dirigenti dell'Inter, con la proprietà del Napoli, cosa ci sarebbe stato di più? Solo la firma di Icardi. Icardi non firmerà per nessuna squadra. Ormai è lotta fino all'ultimo sangue con l'Inter, con la dirigenza. Egli ne fa una questione di principio e ha fatto dei calcoli che non saranno condivisibili, ma in tutti i casi certamente rischia anche lui, ma ha compromesso anche un po', come dire, l'ultima fase della campagna acquista dell'Inter e ha deluso molti. Non c'è da sperare niente più. De Laurentiis ha detto stop, basta, oggi la basta definitivo. D'altronde l'Icardi è una testa matta, una testa dura. Pensate che in famiglia lui non parla più con la sorella per diatribe avute per colpa, diciamo, di Vandanara, della moglie. Quindi abbiamo situazioni anomale, cioè se una persona non parla più con la sorella da tanti anni per un puntiglio, per delle parole, figuriamoci se egli non è disposto, non è in grado di effettivamente di rinunciare a tutto. Ci sono faide familiari, egli non viene da un bell'ambiente giovanile, lui ha vissuto, come ha detto in questo suo famoso libro, anche in mezzo alla delinquenza, quindi a un certo punto ha subito questa cosa della fascia come un oltraggio, allora lui beve il calice fino alla fine. Però, diciamo, dopo aver detto questo, diciamo che del tutto matto al 100% questa scelta non è da definire tanto folle, perché poi il problema qual è? Il problema, si dice, 2 anni di inattività. Non è nemmeno vero, perché se andiamo a vedere bene le normative e il contratto da lui firmato, lui ha, a parte c'è il diritto, diciamo, ad essere convocato per il 15% delle partite e giocare il 10% delle partite, quindi figuriamoci, insomma, in che clima, e benché non è una percentuale altissima, ma non è che esce completamente di scena. Poi non esce di scena perché c'è la moglie che comunque rimane nell'ambito dello spettacolo, di programmi sportivi, tiki-taka e compagnia bella, per cui difficilmente la sua immagine, l'immagine di questo Icardi, scomparirà dallo scenario calcistico. Ci sarà una polemica continua. E allora qual è il fine ultimo? È di giocare questo 10%, il 15%? No, non è quello.
Lui vuole fare del male a chi ritiene che abbia fatto del male a lui, dopodiché, se si dovesse anche andare a 1 anno e mezzo, a 2 anni, egli si fa questi conti qua, dice: io per 2 anni percepisco 5 milioni e mezzo di euro. Allora si dice: ma poi chi te li darà tra 2 anni tutti questi soldi? Non è detto, non è detto, amici miei, forse anche di più, e vi spiego perché. Perché se oggi una squadra che vuole i Cardi deve sborsare come minimo 40, 50, 60 milioni di euro, più pagare un ingaggio a lui, e si parla di 8 milioni, 7 milioni, 9 milioni di euro all'anno, beh, fra 2 anni, ammesso, fra 2 anni cosa succede? Che questa ipotetica squadra lo prenderà a parametro zero, quindi non pagherà nulla a nessuna società. E quindi ben potrà a questo punto dare a lui 6, 7, 8 milioni di euro all'anno, in quanto appunto lo acquista a titolo gratuito. Se ci pensate, non è, voglio dire, tanto retorica la cosa. Certo, uno che fa il calciatore preferisce giocare, preferisce avere le chance, preferisce la nazionale, ma ormai lui vuole questa faida fino all'ultimo e non cederà, non andrà da nessuna parte. E quindi un'ipotetica squadra, vi ripeto, se oggi deve pagare il Napoli, per dire, deve pagare 60 milioni di euro all'Inter e dare 9 milioni di euro a lui, fra 2 anni o fra 1 anno e mezzo, un'altra squadra se lo prende gratuitamente e gli dà comunque uno stipendio di alto livello, secondo me, o almeno questo è il suo disegno. Lo sperare che egli rientri nell'Inter, nella società, ormai no, sono volati gli stracci, come si dice. Veramente siamo alle barzellette, ai titoli di coda. Mi dispiace per gli amici napoletani, perché effettivamente era tutto pronto fino a stamattina, fino ad oggi, tutto pronto. Telefonate, contro telefonate, agganci, perfino Koulibaly aveva telefonato, Ancelotti, tutti di fronte al suo rifiuto. Bene ha fatto a questo punto De Laurentiis a mandare tutto all'aria e a mandarlo a quel paese, perché certamente non si fa in questo modo. Poi, e ultima cosa, e chiudo. Poi, quando finirà il calciomercato e avremo questo signor Icardi a stare spettatore interessato, qualcuno poi alla fine ci dirà come mai, cioè tutta questa faida, tutto questo casino, come mai si è innescato, cosa successe a gennaio di quest'anno. Da che cosa deriva tutto questo scempio? Qualcuno ha il dovere di dirlo. Siamo in una, come dire, in un paese libero, almeno così sembra. E quindi noi tifosi abbiamo diritto almeno di sapere le motivazioni per cui un giocatore, pur di non fare un piacere in qualche modo alla sua società, preferisce non giocare o quasi non giocare per circa 2 anni. Qualcosa di grave deve essere successo. D'altronde Icardi non mollerà mai, perché vi ripeto, si sta bisticciando non solo con la sorella, ma con mezza famiglia sua. Figuriamoci se si crea scrupolo di stare litigato, diciamo così, con la squadra per la quale ancora è tesserato. Veramente incredibile. Poteva andare a Napoli e fare la sua fortuna, perché Napoli comunque, quando ti ama, è una città che ti ama davvero. E all'epoca Maradona ne seppe qualcosa. Certamente Icardi non è Maradona, ma quando stava in forma, almeno da uno ti assicurava 20-25 gol all'anno. Mi dispiace per
per tutto. Comunque non era una bufala, non era una puttana, lo dico agli amici che mi ascoltano. Era tutto pronto, tutto scritto, tutto, tutto, tutto. Però di fronte alla testardaggine non c'è niente da fare. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. Sono volati gli stracci, De Laurentiis ha strappato tutto. Finisce qua. Ciao a tutti.